Hermann Schultheis was a German immigrant who came to America in 1927 at age 27. In this trick photo, he placed his head on a political cartoon to show New York City's Mayor Jimmy Walker greeting his arrival in the city by pinning a medal on him as crowds cheer. Besides a sense of humor, Schultheis arrived with a degree in electrical engineering, a gift of photography, and a thorough knowledge of music. John Kingmaker, buongiorno. Volevo chiederle come mai questo, non so se l'esigenza o quantomeno l'idea di raccontarsi in modo così aperto e soprattutto come mai la scelta di raccontarsi tra immaginazione, ricerca documentaria e animazione. Well, first of all, io ho trascorso 30 anni della mia vita facendo film che parlavano di storie di altre persone, storie di bambini che hanno subito degli abusi per il canale della CBS, storie di bambini che sono cresciuti in una guerra nucleare, nel clima della guerra nucleare, la vita di un'attrice, la vita di un attore comico. Mi sono sempre interessata alle storie, le biografie delle persone, per cui a un certo punto ho provato il desiderio di raccontare la mia utilizzando lo strumento dell'animazione che ti consente di andare in luoghi dove normalmente non puoi andare con delle riprese normali, e utilizzando il collage, dentro il collage l'acquarello, dentro ancora il colore pastello, mescolando tutta una serie di tecniche diverse proprio per raccontare dei temi così personali. Per cui è vero che c'è la parte del live action che di fatto riguarda i filmati della mia famiglia, i filmini personali e che si riferiscono proprio al mio entourage e ai miei parenti. Però poi mescolo anche tutti questi altri elementi creando veramente una sorta di bouillabaisse, di zuppa di pesce. Lei ha parlato appunto di filmini e di foto di famiglia, e una delle tendenze che mi è sembrato di notare sul cinema sperimentale americano è proprio il ritorno una ricerca di filmini di famiglia, di album fotografici di famiglia, un ritorno al 16 mm. Secondo lei come mai? È semplice nostalgia o c'è qualcos'altro dietro? Io posso parlare per me stesso, non so gli altri. Nel mio caso questo risponde veramente a un'esigenza di veritas, cioè di verità, di autenticità, per passare in qualche modo un messaggio che quello che si vede è qualcosa di vero, non è una fantasia di animazione o da cartone animato. Per altri probabilmente le motivazioni sono diverse. Credo che in questo modo il risultato sia più ricco. D'altronde, se ci pensiamo anche nei cartoni animati tradizionali di Walt Disney, come in Biancaneve, c'è del live action, solo che non lo vediamo. Biancaneve era di fatto interpretata, prima di essere un cartone animato, da un'attrice, da una ballerina che oggi ha 90 anni e che vive a New York e con cui io sono in contatto, che ha di fatto fatto tutti i movimenti che poi sono stati ripresi e disegnati, ridisegnati nell'animazione. E questo proprio per dare all'animazione stessa un tocco di realtà, per renderla più ricca, più colorata, più sfumata. Il film The Moon and the Sun ha vinto il premio Oscar, l'Academy Award. Lei però ha lavorato e lavora tuttora fuori dall'industria. Quali sono le difficoltà nel lavorare fuori dall'industria in completa indipendenza e quali sono ovviamente gli stimoli? I love animation, all animation. Io ho sempre amato l'animazione e ammiro l'animazione realizzata da grandi case di produzione come appunto il caso di Walt Disney. Ho conosciuto tutte queste persone, questi artisti dell'animazione, i creatori di Felix il Gatto, Winsor McCay, e li ho conosciuti bene e sono rimasto in contatto con loro perché ho scritto molti libri sui grandi maghi dell'animazione, ma non ho mai provato il desiderio di entrare a far parte del meccanismo produttivo delle major, forse perché da un lato sono troppo indipendente o dall'altro perché non mi sono mai sentito abbastanza qualificato per farlo. Mi è capitato di ricevere degli incarichi e o sono stato licenziato oppure non mi sono divertito abbastanza e quindi ho abbandonato il progetto. Credo che siamo su questa terra per un tempo troppo breve
per sprecarlo a fare il lavoro di qualcun altro o per qualcun altro. È molto meglio provare a farlo per sé e esprimersi attraverso il lavoro. Sono sempre stato fortunato, a maggior ragione nel caso di The Moon and the Sun, perché è stato un lavoro che è stato anche riconosciuto da altri, in particolare dai miei pari, e quando è successo sono rimasto molto sorpreso, perché è un tipo di animazione che non ha nulla a che vedere con l'animazione contemporanea, con le tecniche di CGI e con l'uso del computer, a dimostrazione del fatto che è la storia l'elemento più importante, perché è la storia che li ha toccati e che ha spinto loro a premiarlo. E questo mi ha molto commosso. Io ringrazio Mr. Ken Maker, complimenti per il film che ho trovato davvero bellissimo. Oh, good. Thank you. Thank you.